Ciao a tutti ragazzi, bentornati su di nuovo. Io qui a giocare con Alessio con la Svezia. Come avete visto negli ultimi episodi abbiamo tribolato una cifra. Mo che abbiamo annesso Novgorod e ci abbiamo ereditato la Borgogna. Abbiamo un sacco di problemi economici, tra cui un botto di sovraestensione, anzi governi incapaciti, la rivolta dell'Olanda, anzi dei Paesi Bassi, che arriverà tra pochissimo. E che altri problemi ci abbiamo? Mica erano solo questi. Allora, avevo controllato, guardate qua, in realtà quello che paghiamo di più è la flotta, ragazzi, è la flotta. Abbiamo troppe navi, quindi diciamo sì, effettivamente non succede nulla ad avere poche navi più del limite, ma se esageri poi a un certo punto le penalità erano uguali. Allora io vorrei provare una strategia per impedire la rivolta dei Dutch, ok? La rivolta dei Dutch io vorrei sedarla andando a rilasciare come vassallo tutto ciò che ho qua come vassallo, appunto, ok? Tanto io quello che ho accettato è la cultura Wallon che sta qua. Quindi io direi che rilascio l'Olanda. Spero che funzioni, ragazzi. Così devo farlo, perché così al limite me libero un po' dei governi incapaci, quindi in ogni caso è un tentativo intelligente da fare. Quindi libero l'Olanda, poi prendo l'Olanda e gli do Gelre, gli do tutti questi qua, ecco. Allora, intanto ho già fermato il disastro, quindi ha funzionato perfettamente. Allora, attenzione, questa... ok, ragazzi, c'è un modo di fermare, di fermare la Dutch Revolt. E poi, fammi vedere. A sto punto io do pure queste ultime tre province. Quindi, riandiamo sempre dall'Olanda. Grand Province, Bruxelles... Ghent e Bruges. Tiè, quindi in linea teorica non dovrei averci più niente. Ok, quanto ho liberato, raga? Se deve aggiornare. Mo abbiamo sicuramente un botto di rapporti diplomatici in eccesso. La cosa che dobbiamo fare è annettere la Scozia ed eventualmente darla un po' in giro, tipo un po' a Norvegia, un po' altre cose, perché se no ritorniamo un'altra volta al problema con i capaci, che comunque abbiamo abbassato notevolmente. Allora, mo che ho liberato il diplomatico, che è, oh. Allora, questo è impressionato dalla sua dalla proattività dei leader, va bene. Non ha tagliato tutti i suoi rapporti con gli amici in Danimarca. Vorrebbe avere delle relazioni migliori con la Danimarca. No, non le voglio relazioni con la Danimarca. Allora, c'è da fare un'altra cosa. Perché in realtà il problema delle troppe navi, come vedete, 35 navi è rimasto. Cioè 35 euro di solo navi è rimasto. Quindi io in post-produzione ho tolto un po' di trasporti navali qui. Ho preso adesso il diplomatico, io provo a fare sell ship. Non li compra. E se lo divido a metà? 4 trasporti non li vuole. Lubeck. Non li vuole. Li posso sempre buttare, ragazzi. Però, insomma, se riesco a vendere, why not? Mi vuole manco il Dithmarschen. Questo mi dà 20 euro. Quindi, i primi 4 se ne vanno. Mo, aspettiamo che ritorno a questi. Ragazzi, le navi le stavo a pagare veramente assai. Quindi, sell ship. Questo ne vuole. Sell ship. Ne vuole manco questo. Dithmarschen già ci ho provato. E Hamburgo 70 euro per le navi. Ok, ottimo. Questo sicuramente ci aiuta ad abbassare il costo di queste maledette navi, che erano la cosa che costava di più nella roba che ho adesso. In realtà, ragazzi, vi dirò, io prendo pure una nave pesante e la vendo. Che sono veramente assai navi queste, sono veramente assai navi pesanti. Questa magari me la compra pure la Pomerania.
20 euro. Raga, cioè, sono due soldi, ma a cancellarle prendi zero. Quindi, alla fine, vediamo un po' come va. Da 35 sono sceso a 27. Cioè, sempre una cifra, ragazzi, per carità, però. E poi il resto dovrà essere tutto abbassamento dei governi incapaciti. Ok? Ok, abbassamento dei governi incapaciti abbinato anche a un bel abbassamento dell'autonomia, che ho già fatto dappertutto. Ok, ottimo. E posso riattivare tutti i forti. C'ho 10 forti attivi. Tocca capire quali sono quelli che servono. Perm in realtà mi ama perché non c'ha Liberty Desire. Fammi vedere se hanno cacciato via pure quello austriaco. No, quello austriaco non lo stanno a cacciare. Ragazzi, questa missione potrebbe essere più stronzata del previsto. La Scozia però pure questa non la posso buttare via. Poi inoltre c'ho un rapporto diplomatico bloccato per la Castiglia, che mi ha mandato cioè che a cui avevo provato a fare un matrimonio reale tattico. Io mi mando un insultone, vediamo se sciolgono il matrimonio. Se non ce la facciamo, va bene così. Insomma, i norvegesi ammazzano quello, le navi commerciali commerciano. Senti un po', fammi vedere, eh. Ah, qua c'ho altre navi ancora. Ragazzi, queste pure vanno tutte vendute, calcola. 3004, queste pure vanno tutte vendute. Queste sono le navi di Novgorod, credo. Global Trade Power 10%, questo ci piace. Allora, qui separo. Ragazzi, c'avevo veramente un botto di navi, tra cui un botto di navi pesanti, che quelle si sentono che costano. Quindi andiamo qua, sell ship, 4 trasporti, ci danno 60 e mi piacciono. Mo devo vendere 3 navi pesanti, queste magari se le compra pure Lubeck. Sell ship, tenere i pesanti con me. Dai, a proposito, tenere i pesanti che costano un botto, le posso pure vendere singolarmente. Mo che ci penso, così ci massimizzo i soldi. Che è 60 per una sola. 60 per una sola vuol dire che mo ci faccio i soldi, sì. Qui 60 per una sola. Oh, regà, questo si converte tutto in cartouse. Ok, mo andiamo da Verdun, che prima non ha comprato qualcosa. Magari se compra pure la nave pesante, 10, vabbè, 10, se tutti gli altri me ne vendono a 60, eccolo qua, 60. Beh, ragazzi, ho liberato un bel po' di roba, ho fatto altre cart house. Vi ricordo che devo abbassare la governi incapaciti, perché da quando hanno reworkato un'altra volta la governi incapaci, adesso è da amministrative efficiency negativo, ma poi advisor cost, insomma, tutte queste cose qui che, insomma, alla fine ledono fortemente l'economia. Adesso la flotta ricosta meno dell'esercito, ed è giusto così. Anzi, se rimedio qualche sordo, sarebbe anche il caso di fare qualcosa di intelligente, del tipo costruire qualche porto, ok? Anzi, io qua c'ho 45, non stiamo nell'epoca dell'assolutismo, quindi se io vendo terra va bene così lo stesso. Quindi con 1400 io, lo sai che ti dico, vado a fare degli shipyard tattici, li faccio a Stoccolma, Östergötland, che cos'è? Perché è così interessante Östergötland? Oh, ragazzi, facciamo qua, ok, tiè, facciamo un po' di navi. Ok, basta così, il resto deve essere governi incapaciti. Bene, bene. Oh, ragazzi, devo forza sistemare sta situazione, perché qui non va bene. Ma mi ha sciolta la stiglia al matrimonio. Allora vaffanculo, posso insultare un'altra volta? No, non posso insultare. 10 di prestigio, no, non voglio perdere punti amministrativi. Ragazzi, in realtà io sto avantissimo con tutto, tranne con i punti diplomatici. Tutti mi amano, quindi adesso il commercio va bene, va tutto bene, insomma. Missionario. In realtà i problemi sono sempre quelli di prima. Ok, allora qui io ci lascio il diplomatico visto. Qui, se riesco a diventare io il king da Polonia, faccio la missione. Se non ce la faccio, comunque c'ha 58 anni il king che propone l'Austria, quindi gli potrebbe pure prendere in corpo a lui, e non so cosa succede, forse ricomincia la gara. Potrebbe essere, magari partono da zero perché è morto. Potrebbe essere, c'è 52 proprio pure Ronnie Vlevets. Allora, vediamo un attimo qui come va. Ok, adesso la Aggressive Expansion è finalmente rientrata. Se l'Aggressive Expansion è rientrata, io posso andare a pistare. Ma chi? Oh! Ah! No, Dovrei prendere questo. In realtà,
si sono cominciati a spargere i protestanti, io dovrei diventare protestante, ok? C'è un centro di riforma qui, un centro di riforma in Norvegia, io ne prenderei un altro, così, ok? Convert, mi converto ai protestanti? Sì, quindi, ragazzi, 100 di prestigio perso. Prendi per qualche anno 10% contro gli eretici e sconto ai cosi, ai missionari. E te dovrebbe uscire un altro... No, purtroppo non ci uscirà il centro di riforma perché già c'è, vabbè, ma ugualmente sta vicino a noi, ragazzi, quindi... Sono diventato protestante, c'era bisogno di diventare protestante, quindi attenzione. Qui c'è la dissoluzione dei monasteri, poi c'è da fare... Uno di Missionary Strength è 10% purtroppo di costo di creazione del, cioè di adottare l'institution. Poi vado a vedere se dai pastori, il clero diventa i pastori, se c'ho da qualche parte tipo un missionario temporaneo in più o qualcosa del genere. Vediamo. Pare di no. Anzi, Religious Diplomat è pure rimasto, ragazzi. Quindi... io direi faccio così, anzi vado a vedere se la Norvegia può diventare... Ok, l'ho fatta diventare protestante, almeno non mi riconverte le cose. E io senti, faccio pure su questi qua piccoli. Il Galles è già così? Accepted religion, che vuol dire? Va bene... Olanda? Olanda gli ho regalato mezzo pianeta, quindi deve stare pure zitto. Ok. E Perm? Perm forse, però Perm si ribella se lo faccio. Vabbè, ma tanto c'ho il diplomatico sopra. Ok, quindi abbiamo tutti i diplomatici, i cosi che sono protestanti. Neighboring countries, ha un subject, anzi appena c'ho 500 sarebbe opportuno. E questo? Allora, l'autonomia è sotto il 10%, 25% religious unity bassa, è purtroppo così. 50% higher, stabilità 3. Deve essere tutto. In realtà devo avere support of the peasantry come cosa, che non ho idea di che cosa sia. Va bene, c'è un disastro e questo sapevo che era della Svezia proprio, quindi vedremo che succede. Uno di diplomat, oppure 60 diplomatic power, ragazzi, questi purtroppo mi servono adesso. Dovrei aver litigato con la Castiglia ancora di più e probabilmente adesso questi hanno spezzato. No, niente, è possibile. Perma se vuole sposare con me. Ok. Allora, ragazzi, mo abbiamo fatto finalmente il salto. Il centro di riforma ci convertirà tutto il possibile qui intorno. Quindi piano piano insomma recupereremo la nostra religious unity che al momento sarà disastrosa sicuramente. Anzi, io direi che è il caso di mettere quello a ammazzare i ribelli, visto che mo ci avremo una quantità di ribelli clamorosa, visto che abbiamo zero di religious unity. Quindi tu acciacca tutto, sì. Anzi, se riesco a trovare un missionaire... Dov'è un missionaire? Non c'è il missionaire. Questo è un casino, questo è veramente un casino. Questo è veramente un casino. Vediamo che dovevi fare per fare la missione della conversione. Deve finire l'epoca da scoperta. Tra 103 mesi posso fare questa qua. Religious Question of Sweden posso fare. Vabbè, quindi già mi sono avvantaggiato, ragazzi. Già mi sono avvantaggiato. Qui proprio abbiamo 0% di religious unity, ragazzi. Qui poi possiamo fare un po' di roba interessante. A proposito, noi non siamo mai stati protestanti in su Dinamo Piovra. Abbiamo questi livelli, cioè queste abilità passive abbastanza interessanti, cioè tasse, improve relation e equilibrio del clero. In più farmeremo piano piano della charge power. Ogni volta che arriviamo a 100 possiamo selezionare uno di questi bonus, massimo 3 attivi. Li possiamo togliere quando ci pare e sostituirli con quelli che stanno qua, a patto di avere altri 100, ok?
Non è fortissima, ma manca male, ragazzi. Manca male perché ci può prendere un po' autonomia, aggressive expansion impact, costo delle idee, un'altra policy amministrativa gratis, che insomma non si butta, disciplina, morale, costo dello sviluppo. Ragazzi, c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, non ti puoi lamentare. Cioè, quindi piano piano si fa. Allora, mo, i centri di riforma, questi qua, piano piano si bevono tutto, ok? Quindi diciamo che ci sarà un momento mo tragico in cui stiamo a 0% di religiosi uniti, ma piano piano recuperiamo, ok? Intanto non abbiamo una lira. Qual è il problema? Che vuoi? C'è la corruzione. Religiosi uniti è solo estensione, eh? Religiosi uniti è un casino, calcolo. E poi tra un po' comincerà sta Dark War, che vedremo che cos'è, ragazzi. Che io sinceramente non lo so. Torzok l'ho convertito. Io direi di continuare in questo modo qui. Cerchiamo il missionaire con... Non lo trovo, non lo trovo. Diplorep, senti qua, io devo mettere per forza qualcuno che costa di meno perché non c'ho una lira. Eppure sconto al mantenimento dell'esercito non è brutta come idea. Perdo un po' dei puntini, ragazzi, ma tanto l'unico problema è proprio il punto diplomatico. Fammi vedere qua chi ci posso mettere. Niente, qui ancora niente di interessante purtroppo. Vediamo se posso dare un'altra botta di abbassamento delle cose, delle tasse. Ok, perfetto. Dai, dai, proprio il minimo del minimo stiamo a cercare di mantenere. E poi con questi soldi intanto cambiamo sempre il teologo. Niente, quello della conversione può arrivare, ragazzi. Impossibile. Quella conversione non arriva. L'Olanda penso che mi ami. L'unico che mi odia è Perm. Fammi vedere se l'Olanda sta a convertire qualcuno. Ok, perfetto. Perfetto. Guarda, la Boemia è cattiva che è uscita qua, eh. Questo qua sta proprio nel punto più cattivo possibile, il centro di riforma. Allora, è uscito il teologo che dà la cosa? Niente. A proposito, io ho battuto le tasse, ma il commercio ha superato. Ok, produzione e trade, sì, dai, ci siamo. Abbiamo qui un po' di war reparation. Fammi vedere. Early inflation. No, è impossibile. Intanto metto quello dell'inflazione, almeno lo pago poco. Tanti punti amministrativi, c'erano quanti te ne pare. Il colonialismo già l'ho fatto. Basta che arriva piano piano, se deve solo diffondere. Già l'ho fatto spawnare. Quindi l'unica cosa da fare è aspettare, insomma, che si sparge dappertutto. Bornholm è stato convertito da True Faith. Elfsborg, poi ogni tanto avete anche delle province che si convertono in automatico al centro di riforma, che stranamente è positivo in questo caso, capito? Qui addirittura c'è ancora una provincia ossida, questi, quindi piano piano si fa. Ma tanto, tanto ci parte questo disastro. Questo era praticamente certo per la Svezia, quindi insomma quello ce lo becchiamo tutto. Qui, vediamo poi questo centro di riforma che cos'altro. Vedi, ma lo sta a fa pure a me. Quindi due centri ci cioè stanno a convertire più il missionario. Meglio di così, insomma, non puoi chiedere. Fammi fa un'altra conversione e fammi vedere se è arrivato finalmente quello della conversione. Niente, niente, è possibile, ragazzi. Non può arrivare, non può arrivare. Ok, qui facciamo così. Casimir dell'Ansbach è il sacro romano imperatore. Se l'Austria non rimane imperatore, ragazzi, cioè la guerra dei protestanti è automaticamente vinta, quindi quell'obiettivo diventa il più semplice che ci sta. Guarda, 25% di autonomia qui a Sligo, che tanto c'hanno il 90% perché stanno in full state, cioè non stanno in full state. Mo, sta parte qui sarà un po' problematica, ragazzi. Sarà un po' problematica. Religiosi Uniti, guarda quanto è abbassata. La Castiglia mi ha messo come rivale.
ma piano piano si recupera, non vi preoccupate. Anzi, sto rifando una quantità interessante di soldi. Devo dire la verità, Fleet Maintenance 12. Cosa è cambiato? Non lo sa nessuno. Ah, a me, perché ho fatto tutti i porti. Ho fatto tutti i porti, ragazzi, quindi in realtà mi manca ancora qualcosina. Quindi io direi che qualche altro porto lo facciamo. Questi da due, perché ci ha abbassato drasticamente il costo. Quindi Finnmark. Qui, ragazzi, stiamo recuperando la nostra economia grazie alla costruzione dei porti. Abbiamo 10, è proprio il minimo sindacale per essere oltre la media. Qui facciamo questo. I pastori vogliono una chiesa a Lille. Questo che vuole? Devo fare quella alla Francia, non mi pare il caso. Oppure Retel 9 di sviluppo. Retel 9 di sviluppo. Il costo dello sviluppo, ragazzi, come notate, è bassissimo in queste zone. Ok, 300 ducati. Questi 300 ducati diventano due porti più un'altra cart house. In questo modo cominciamo pure a riabbassare la guardia incapacity. È veramente un macello. Ok, uscita a Duck and War. Ok, ho perso ben 3 punti di stabilità alla faccia del Dick. E intanto escono dei ribelli un po' dappertutto, in due province. Ok, li fermiamo facilmente. Kalmar e Vigni Vojnogni. Vabbè, questi ci pensano loro tranquillamente, ma ci arrivi fino a là? Ok, sì, già ci stava. Ok, senti, la Duck and War che cosa mi fa quando è attiva? Stabilità 2. Ok, basta recuperare la stabilità. Certo che costa, proprio devo fare, ecco. Quindi mo devo ammazzare dei ribelli. Basta che non ci stanno i particolaristi come ribelli. Quindi in linea di... ma cara, chiudo subito, un po' essere, non ci credo, ecco. Ci credo, se la chiudo subito non ci credo, raga. Cioè, un disastro, ero tanto chiacchierato, tanto ho visto sulla wiki i casini, boom 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 boom. Mo? Spawn and Rebel, not particularist. Ok, qui un'altra cosa convertita. Mo, a meno che non esca una rotta di collo. Ragazzi, ho finito. Ammazza, ragazzi, un evento, un disastro clamoroso, una difficoltà incredibile da risolvere. Avete visto su Dino Yor come si risolve la Duck and War? Cliccate due volte su aumenta stabilità e ci siamo, eccoci qui. È finita la Duck and War, ragazzi. È così, è andata così. Non me l'aspettavo, pensavo che stavamo in zombie e dovevo fare boom 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 boom. Invece a Duck and War, dopo 22 di stabilità, hai vinto. Allora, un'altra cosa che potrei fare è annettere la Norvegia. E mi mancano ancora anni, ragazzi. Ancora non posso annetterla. Quindi, va bene, devo farmi un attimo affaracci miei. Questo è partito, vanno a ammazzare i belli. Ma piano piano ci va. Ragazzi, mo abbiamo questa parte qui che è un po' fastidiosa, che consiste nel recuperare la Religious Unity. Fortunatamente abbiamo anche dei bonus importanti a, diciamo, la conversione contro gli eretici, che mo sono i cattolici, gli eretici. Sligo. Ok, mo ci pensano gli ammazzatori di ribelli. Qui ci pensa questo. Non ci vai, eh? No, ce vai. Ok, allora a posto. Una tornata dei ribelli non me la toglie nessuno. Mo, come vedete, Kalmar si sta beccando un'altra conversione. La Norvegia penso stia anche protestando, cioè anzi, convertendo col missionario. Quindi piano piano si fa tutto. Qui ho pure recuperato. Arianush è stato convertito. Eccolo qui. Piano piano la Religious Unity si riammenta. Come vedete, comincio a farmare un po' di Charge Power. Ok? Fammi vedere quanto mi guadagno. 0,32 al mese. Quando c'hai alta Charge Power ne guadagni un botto al mese, ragazzi. Quindi non vi preoccupate, non ci vuole niente a fare i switch dei poteri dei protestanti. Ci vorrebbe qualche evento che magari una barca dei soldi così, boom boom, tutta insieme. Però non arriva. Quindi purtroppo dobbiamo aspettare.
Mentre passa tutto sto tempo, ricordatevi che io sto abbassando la aggressive expansion in tutto il mondo. Guarda, l'Austria sta a 55. Però ripeto, credo che se gli muore Augusto Asburgo, poi in realtà gli vado io contro la Polonia, uno contro uno, se può dire. Perché la Polonia sta così? Perché mi sono convertito? Perché non c'è più nessuno a fargli improve relation? Perché non c'ho il matrimonio? No, non si capisce. Si capisce, più 90 per magia. Va bene. Questa conversione è stata un po' tragica, ragazzi. L'imperatore pure c'ha 60 di Imperial Authority, decide di non fare le riforme. I prestiti di Burger non li sto pagando da 30 anni e non mi interessa, perché ho delle province molto buone su cui posso andare a costruire. Halland è stato convertito. Ovviamente controllate se c'è sta sopra il centro di riforma a convertire, perché magari state a sprecare tempo. Ma già avete convertito col centro di riforma. Antwerpen si sono ribellati, ma c'è l'ammazzatore dei ribelli già pronto. Penso che devo prendere lo sconto la Tech Diplo. Ok. 1800 per fare il colonialismo. Aspetto che si sparge ancora di più, però già potrei farlo. Quindi diciamo che ci siamo. Con 230 ducati aumento tasse un po' dappertutto. Che cosa che in realtà non vorrei, No, litigo, cacco. Cacco la litigo, ma io voglio le tasse. Chi è che sta così? Che ha Perm. Dai, ma Perm, piano piano, mo ritorna amico. Olmangdr. Ok, Olmangdr ci pensa sempre lui. Questo qua è Novgorod. Si chiama così una volta che fai le missioni con la Svezia. Ok, mamma mia, meno male che c'è il centro di riforma. Guarda, stanno a fare solo a me, cacqua. Quest'ultima riforma della Svezia è da cosa da Danimarca non si fa più. A Norvegia si sta a convertire a gente da sola a mano col missionario. Fammi vedere qua. 22 a Namur. Qua sia soldi che tutto devo fare. E intanto farmo, ragazzi, senza nessun problema. Gaelic Separatist, quindi stanno qua. Solo 0, cioè praticamente un 25 in più. Anzi, se io ho le riforme di governo, quant'è? Posso andare a cercare lo state che costa di più e faccio sto giochetto qua. Come vedete, costo dello state, Picardia già l'ho abbassato, Ostrasvesland però c'è la capitale, Vastrasvesland, quindi questo qua. Faccio centralized state. Vabbè, questi sono tutti buoni, ragazzi, quindi questi li centralizzo tutti. Ok, ho finito le riforme del governo, va bene. Questi li sto centralizzando e poi metà del costo mi ritorna indietro. Quindi su sti due me ne esce un altro gratis, ok? Ti abbassa la percentuale, cioè ti abbassa quanto costa di governi incapaci di lo state. Oh, i mercenari sono avvelenati, hai visto che hanno attaccato pure l'inferiorità numerica? Ma mi sa che ormai il nostro esercito meno, Mercantilismo is right, voglio mercantilismo. Aland è stato convertito. Si continua, Birkaland. Ok. Mamma mia, meno male, ragazzi, meno male che ci stanno ste cose. Abbassiamo quello e vediamo qui come continua. Ok, Skaraborg. Ok, questo glielo sta a fare la Norvegia, ragazzi. A fine glielo sta a fare di nuovo la Norvegia. E pure questa è la Danimarca. Quindi questo è da Boemia. Credo che sì, perché qua non c'è nessuno che sta ad essere convertito. Guardate qui l'Olanda che si è convertita tutta da sola. La Scozia e tutti questi ragazzi si stanno convertendo da soli. Quindi, ragazzi, stiamo veramente spargendo il protestantesimo dappertutto senza intervenire direttamente. Anzi, appena controllerò. Mo perché non ho fatto bene la cosa, ma se avessi controllato bene dove stava il centro di riforma, l'avrei voluto fare prima io. Così me spawnavo dentro il paese. Però non l'ho visto, che la Danimarca erano già tutti usciti, diciamo. Quindi. A Norvegia manca una. Quante sono qua le province? Qua due province più le isolette qua e l'Islanda.
A Danimarca gli manca solo questo, a Danimarca è nemica, però vabbè, insomma, diciamo che alla fine c'è roba interessante che potrei andare a conquistare, penso che il momento sia giunto. Chodovleski, mo è abbastanza vecchio. Asburgo ancora di più, è ancora più vecchio. E forse supero pure la Polonia tra pochissimo. Ok, ma c'è un prestito solo. Sì, è un prestito solo, ammazza. Ust-Vim, ok, qui ci pensa da solo Perm. Qui abbassiamo un altro di governi incapaciti. Ragazzi, mo ci stiamo a ripiare, eh. Mo ormai ci siamo. Perché stiamo andando troppo velocemente. Cioè, voi vi state accorgendo che tipo questa, siamo oltre la puntata 10, siamo solo a 1510, abbiamo superato tutto, dobbiamo mezzo continente, cioè, nel senso... Ci siamo allargati molto velocemente, ragazzi. Non è banale come cosa. In realtà potrei anche considerare dare uno di quei privilegi tipo che ti dà più governi incapaciti. Perché non l'ho fatto fino a mo', io mi chiedo. Quindi facciamolo. Quindi abbiamo liberato un po' dei governi incapaciti finalmente. Mamma mia. Ok. Allora, non voglio roba irlandese. Qui probabilmente farò doppi corda dappertutto. Vabbè, ragazzi, io con questo vi saluto. Nella prossima puntata attacchiamo la Danimarca e procediamo con le missioni della Svezia. Io con questo vi saluto e alla prossima.